Ragazzi, siamo a Empoli. Ho cambiato un po' lo schema di gioco, ve lo voglio far vedere. Gnambò e Pierini, seconde punte, Pavoletti che rientra, punta centrale, Favale, Busaglia esterni, centrocampo e Allen, però così. Ok. Ragazzi, giochiamo così, vediamo cosa succede. Subito Marchizza per l'Empoli. Dobbiamo cercare almeno di non finire in Serie B. Attenzione, chiude bravo Armini, la palla da questa parte a Busaglia, subito l'appoggio verso Pierini, Pierini avanza, l'appoggio adesso Gnambò, Gnambò, pallone in mezzo, mamma mia, ancora Busaglia, palla ad Armini, ancora Busa, bravo Armini, Ojonagan, pallone all'indietro, sempre pallino del gioco per il Chievo Verona. Adesso arriva Gnambò, Gnambò, carica il tiro, porca troia, minchia però, che sfiga, sarà dura salvarsi con questa squadra qua, mamma mia se sarà dura, questa è già una partita che bisognerebbe assolutamente vincere, Stojanovic, pallone in mezzo, ancora Allen, adesso arriva la Mantia, ancora Allen che chiude, allora si riparte con Pierini, Pierini, pallone lungo per Pavoletti che la ruba, mamma mia, non gli è rimasta ferma lì la palla, ancora Stojanovic, bravo qui a aggredire, subito così, dai ragazzi, questa è col cuore, dobbiamo vincerla questa raga, dobbiamo vincerla, toglierci via da lì sotto. Anche perché se dietro vincono, salgono, eh. Bella, grande Busa, la palla in mezzo adesso da questa parte, Gnambò la mette in mezzo per Pavoletti, la tiene lì, Pavoletti, la palla in mezzo è lunga, porca di quella puttana. Grande inserimento di Favale dalla fascia, è lunga. Ma sapete che sto tribulando? È la master che sto tribulando più di tutte da quando gioca PES. Ve lo dico, eh. Luperto. Adesso Parisi per l'Empoli. Ancora, pallone a Mallinelli. Luperto, prova questo lancio lungo. Bravi, con calma, subito via Ojo. E adesso attacchiamo. Attacchiamo, Pinge Kerr. Pallone da Amato, 1-2 con Allen, ancora Amato, bella subito, con calma, alzare la testa, bravissimo, pallone in mezzo, adesso Pierini che la tiene lì, Pierini, chiama in sé ancora Ojo Dogan, sovrapposizione di Ojo, adesso dagli ragazzi, arriva in mezzo, la mette, cazzo però arbitro, le spinte in aria, eh. Porco Dio, dai. Ma di cosa stiamo parlando? Qui sono tutte ostruzioni quelle lì, eh. Ogni tanto il calcio di punizione anche dentro l'aria dovresti darlo, eh. Non dico rigore, ma. Cazzo però, già che non vinciamo, non segniamo più così. Allen che prende in mano questo Chievo. E allora c'è Favale. E niente da fare. Sbaglia anche. Dai, che ha sbagliato, dai. La palla in mezzo, Favelo, Pavoletti, minchia Gnambò, porca troia, dai. Guarda. Ferma tutto, ferma, con calma. Vai Amato. Niente da fare, oh, ti anticipano, ma niente da fare. Guarda, buttalo giù. Bastardo, impari, vaffanculo, me ne frega niente, è espulso, è giusto, brutto fallo, bruttissimo fallo, niente, disastro, ragazzi, ho dovuto buttarlo giù Cutrone, se no, madonna che brutto fallo, cazzo, qui ci sarà il gol, eh.
allora Pavoletti. Pavoletti che deve temporeggiare, non c'è nessuno. Dove vai, Pavo? Fermati. Ma vale. Dai Pavoletti, tienila qui Paolo, tienila. Va via, con 31 anni va via. Mette in mezzo, ma. E angolo, che pasticcio! Cutrone non rientra. Amato squalificato la prossima partita. Falli di frustrazione quelli, ho sbagliato io. Ah, rientorna in campo, allora non ti sei fatto tanto male, va. Un buon pallone adesso, Shotogun parte il tiro, la manona ancora qui, mamma mia, parte dura ragazzi, però siamo in 10, siamo in 10, è tosto giocare in 10 a sto gioco qua. Pavoletti che la tiene lì Pavo, arriva in aria, Busaglia, fa la mezza virgolata. Niente da fare, oh mamma mia, non passa un cazzo, porca puttana, la mantia che va via, attenzione, Cutrone, bravi, fermato, ma guarda, Pierini, la palla adesso a Pavoletti, questo è fallo però, ma cazzo, ma fischia, porcaccio Dio, perché mi incazzo, minchia, comincio a far falli pure io adesso, basta. Minchia, dai, porca troia, che cazzo di maniera di giocare a sta roba? Vai Pierini, niente a fare, non si passa. Niente. Ragazzi, prendiamoci il punto e stiamo buoni, ve lo dico io, la mantia. Cutrone. Niente, non gliela prendi. Ma siamo sicuri che è campione sta roba? A me sembra strano che giochino così. Va via Pierini, va via Pierini, va via, allargati bene Pavo, allargati! No, no, mica sono scarsi però, mamma mia, sono veramente scarsi ragazzi, cioè, squadra di scarponi, questi qui è gente che va bene per la serie B, è gente che va bene per la serie B, niente da fare, 0-0, vabbè. Ragazzi, io me la rischio, me ne frega niente che siamo in 3, che giochiamo in 4, che giochiamo in 5, non mi interessa. Allora, facciamo così. Pavoletti al centro. Mettiamo Favale più giù. Miambò a sinistra. Pierini da questa parte. Niente. Istruzione avanzata, ancoraggio niente. No, andiamo così. Me la rischio, cosa devo fare? Cosa devo fare? Più nessun punto di riferimento a questo punto. Dai, vieni qui. Dai, Yambo, mamma mia. Mette in mezzo Pavoletti, niente. Ciao, questi Maradona. Questo è Maradona, Messi, Cutrone Messi. Sì, nel pisciare. Attenzione, qui c'è l'1-0 dell'Empoli. Mamma mia, Allen cosa gli ha tolto. Vai Busa, tienilo. Vai Pierini, Gnambò. Mamma mia, ma sono lenti a preparare il tiro, ma come mai sono lenti così? Ma in Serie B non erano così, Cazzo, dai. Entra Benassi, ah, hanno comprato Benassi l'Empoli, guarda che roba. No, ma ragazzi, questi sono da andare via quasi tutti, ve lo dico io. Dobbiamo cambiarlo, sto Chievo Verona, guardate che pasticci che combina qui l'Empoli. Niente, ora riescono a uscire. Ciao. La mantia che non è più. Attenzione. Eccolo qua. Mamma mia. Che disastro. Che disastro, ragazzi. Questi ci mandano via. Mi dispiace perché ci credevo in questo Chievo Verona, ma sicuramente dobbiamo andare sul mercato,
Dobbiamo andare sul mercato a gennaio, a costo di rimanere senza soldi, ma preso Pavoletti, si è fatto male, non è stato continuo, però guardate qua adesso che palla, mamma mia. Dai, niente, non passa niente. No, non fare più falli perché penalizziamo solo la squadra, poi non serve a niente. Niente, non passa, è così, è così, è così, non c'è niente da fare, è così. Vabbè, dai, pazienza. No, mi dispiacerebbe andare via perché poi alla fine ci credevo in questa ricrescita e rinascita del Chievo Verona. Fallo contro. Vabbè. Eppure niente. Non riusciamo a giocare. È un po' come quando ero col Frosinone. Ricorderete quella carriera col Frosinone. È la stessa cosa. Qui per giocare bene devi comprare giocatori un po' forti. Io avrei dovuto fare campagna acquisti e attenzione a Benassi che la mette in mezzo. Niente da fare, non riusciamo a uscire, non riusciamo a uscire. Non abbiamo le qualità per uscire, vabbè. Troia. Vediamo se Nicola farà il miracolo anche qua, lo chiamiamo? Madonna, anche lo Shadowgun. Che nessuno chieda il rinnovo, eh. Perché se si mettono a chiedere i rinnovi li svincolo piuttosto, guarda, li svincolo tutti. Cazzo però, anche qui, mamma mia che sfiga però, porca troia, li troviamo tutti noi i portieri che para. Allele, pallone, oh, Shotgun. Cazzo però, perché non è che non ci proviamo, no? Non va dentro, non va dentro. Un paretto, porco Dio. Ma cosa batte Gnambò? Ma non sai più cosa fare. Decide lui. Mamma mia, Shotgun, niente, anche lui ormai è andato. Attenzione, mamma mia, guardate come salgono bene. Adesso lo vado a copiare lo schema dell'Empoli, voglio vedere se anche quei miei fanno così. Vai Pavo, mettila giù, mettila giù. Adesso Pierini, vai Pavoletti, vai sulla fascia Pavo, vai sulla fascia, vai sulla fascia, fino in fondo, fino in fondo. La metti in mezzo. Niente, niente da fare. Vaffanculo, va, porca puttana. Proviamo a pareggiarla, grande spirito però del Verona, del Chievo, sembra incredibile, è come nella realtà quando pressi che perché non è che non giochiamo, giochiamo, è solo che non abbiamo la qualità nei giocatori, è quello il problema secondo me. Ah, vabbè dai ragazzi, veramente siamo vomitevoli da guardare, vomitevoli, boh. Ragazzi, si farà tabula rasa, terremo solo qualcuno, il resto daremo via tutti.
punizione per il Chievo. Calcio di punizione per il Chievo. E Falco, ma io faccio tirare a Pavoletti. Tira in porta, va Pavo, tira in porta. Pavoletti, parte il tiro a giro. Beh, ciao. Palla che rimane lì. Va bene, va bene. Finisce così, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Boh, non so cosa dire. Non so cosa dire. Non mi riesce più di giocare. Ma sapete quant'è che non vinco più niente con PES? Una vita. Guarda quanti pareggi, sono messi d'accordo. Madonna, il Milan ancora che perde. Porca puttana. Empoli Chievo 1-0, Atalanta Udinese 1-1, Napoli Sassuolo 1-1, Parma Derby 1-1. Milan cade in casa con la Fiorentina. No, vaffanculo, va. Vabbè, la Juve prima, chiaramente, dovevano arrivare. Juve prima, Inter 22, Inter Roma secondi 21 punti. Noi siamo sempre lì, noi siamo sempre lì. Madonna mia, porca puttana, ragazzi. Dio buono. Io il Milan cavolo, io non giocavo così, mamma mia. Era uno spettacolo da vedere giocare con la Master. Niente da fare. 12 gol subiti e andiamo a vedere la società cosa ci dirà, ma sicuramente non saranno contenti, giustamente. Qua non possiamo proprio dire niente. Giorno del derby, ragazzi, ma cosa devo dire qua? Ditemi cosa devo dire. Cosa devo dire? So cosa posso, nervi di acciaio, cosa devo dire? L'unica, sì, sono preoccupato, sorpresi, ma questo non cambia il fatto che dobbiamo vincere questa partita, e la affronteremo con questa idea. Cosa devi fare? Vai sempre in campo per vincere, è normale, no ragazzi? No, non è normale, io dico di sì. Queste tre sarebbero tre partite da vincere. Però chiaramente sappiamo che il Verona, vabbè, è una squadra che, insomma, è forte. Niente ragazzi, cosa dirvi? Io vi saluto qua e vi do una buona serata. Molto probabilmente se ci mandano via di qui torneremo in Inghilterra, quasi sicuro in Championship. O potremo anche provare a chiedere di passare al Milan, ma ho l'idea che sarà difficile salvarlo. Comunque, va bene. Ciao a tutti e buon proseguimento. Mamma mia, che schifo.